E il primo camion che arrivò a Lanciano arrivò l'8 aprile 2004, perché d'accordo con il presidente Pace chiedemmo un tavolo tecnico e con il presidente Pace fu fatto questo tavolo e non arrivarono tutte quelle migliaia di rifiuti che volevano darci anche nel 2004, ma arrivarono soltanto 500 tonnellate, 500, non 15.000, 500 tonnellate che furono spalmate in 100 tonnellate al giorno per soltanto 5 giorni. È il frutto della concertazione voluta nel 2004 con l'allora Presidente della Regione Abruzzo. La nostra polemica non era una polemica sterile in questi giorni, perché in questi giorni non c'è stata concertazione. Noi abbiamo letto dai giornali delle 15.000 tonnellate di rifiuti, ci siamo opposti come ci eravamo opposti nel 2008, solo ieri siamo stati ricevuti dal presidente del Turco, il quale ha ritenuto che, avendo promesso a Roma 15.000 tonnellate, non è possibile indietreggiare neanche di un chilo e continuare quindi a spalmare in 4 mesi i rifiuti qua a Lanciano. Noi questa discarica purtroppo l'abbiamo subita. Io non torno alla storia del 1995, non mi interessa in questo momento. Vi rendete conto che questa è una delle zone più belle forse della nostra zona? Assolata, agricoltura fiorente, zona industriale di fronte. Adesso c'è, vogliamo che questa discarica, una volta che ha finito il conferimento di 2.050.000 metri cubi, chiuda, perché il nostro territorio ha già dato due discariche, non una. Il nostro territorio ha dato, non è possibile più che questa zona, la città di Lanciano, il nostro comprensorio, diventi la discarica d'Abruzzo.